Lilla si deve avvicinare, Lilla ti devi avvicinare, piano, 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 Lilla si deve avvicinare. Il palio dell'Assunta 2012 ha regalato a pubblico e contradaioli un Ferragosto ricco di palpitazioni. Dopo una tranquilla prima batteria, giudicata subito regolare dal mossiere Andrea Camassi di Siena, le emozioni sono arrivate nella seconda manche. Ben tre, infatti, i mortaretti sparati dal mossiere facendo innervosire Fantini e Cavalli. Proprio in una di queste false partenze, il cavallo di Campiglione Dovizioso si è infortunato, facendo cadere il suo fantino Manolo Filippi. Un incidente che ha scatenato accuse e proteste, specialmente nei confronti del mossiere. Solo alle 19 al quarto tentativo si è finalmente corsa la seconda batteria, vinta da Campolegge su Capodarco. Oltre a quest'ultime, in finale anche Pila e Molini Girola, rispettivamente prima e seconda classificata della manche precedente. A completare il quintetto la Contrada Castello, che ha avuto accesso alla finale grazie al fortunato sorteggio con Torre di Palme. È stata una bella Pila! Vai Pila! Contradaioli qui, ti adorano! Mi adorano! Siete un gruppo affiatatissimo, ecco, sempre! Mi adorano, ma loro sono la mia forza, è vero, mi senti? Io senza di loro non sono nulla. Cos'è la vita della Contrada? Cos'è la vita di Campolegge, ecco? Cosa vuol dire essere di Campolegge? Vivere la Contrada 365 giorni all'anno, tutto, solo chi la vive può capire, solo chi lo vive. Quest'anno vi siete pure contraddistinti per tante belle iniziative, la cena, vari, avete un gruppo anche di combattenti d'armi, ecco, che fanno onore a Fermo tutta le marche. Abbiamo il gruppo di tamburini, abbiamo il gruppo di sbandieratori, siamo orgogliosi di tutti soprattutto. Comunque fa piacere vedere tutta questa gente che sono appassionati di questa Contrada, soprattutto. Grazie. Bene. Hey!
dopo il tradizionale spettacolo degli sbandieratori e musici della cavalcata, la corsa decisiva ha avuto il via solo alle 19:40 dopo una prima falsa partenza. Come 10 anni fa, quando vinse il palio con i colori di San Martino, è stato il siciliano Angelo Cucinella ad alzare il braccio al cielo sotto al traguardo di Viale 20 Settembre, tagliato con quasi 3 metri di vantaggio sugli avversari. Dietro a Campolegge si sono piazzate nell'ordine Castello, Pina, Molini Girola e Capodarco. Grande esplosione di gioia per i contradaioli giallo fucsia, che hanno invaso il campo di gara portando in trionfo il fantino e il giovane priore Diego Zappalà. Che vuol dire vincere il palio? Che vuol dire? È un'emozione di un anno, di una vita, intensissimo ragazzi, indescrivibile, grazie. Ci voleva, perché da un po' di tempo che non venivo qua, era dal 2003-2004 che non ritornavo qua, adesso sono ritornato, sono rivinto. Cavallo, guardate che bellissimo animale, anche un fantino che si vede il palo delle 12 da Alfredo Pirri. E la famiglia di Paolo Ridolfi la consegna tutti gli anni al fantino che ha vinto la cavalcata di palio. Io ringrazio la famiglia che mi ha regalato questa medaglia e spero che ci rivediamo per il prossimo anno. Soprattutto è per loro la soddisfazione, è perché si sono impegnati tutti gli anni, tutti i giorni, a dedicare tutte le loro ore alla contrada. E questo è il loro riparo, cioè questo viene ripagato con questo. È per loro il palio, oltre che per noi, è per tutti loro. Ringrazio tutti i ragazzi del direttivo, non levo nessuno, tutti, perché si sono impegnati fino alla fine per avere questo risultato. E lo dedico a loro e a mia madre. Allora, questi giovani sono cresciuti grazie a te anche. È stata una combata buona, è stata una degli ottimi ragazzi, i risultati si vedono, il continuo, questo è con il bello del palio, è questo. Hai seminato bene, vuol dire? Beh, la semina, ma anche i frutti sono stati buoni, cioè loro hanno continuato quello che abbiamo iniziato tantissimo tempo fa e i risultati comunque si vedono, devo dire grazie a loro, io ho fatto quello che ho potuto, ho dato quello che ho potuto, ma soprattutto grazie a loro, lo dedico veramente con tutto il cuore a Diego, che è stato un ragazzo che da anni segue la contrada veramente con anima e con cuore, lo merita lui e tutti quanti i ragazzi. Grazie. Io vorrei ricordare, cioè prima di tutto vorrei ringraziare tutto il Fermano per quello che ha fatto e per quello che ha dato, ringraziare le contrade, ringraziare tutti gli addetti ai lavori, perché sono stati fantastici in un momento così di crisi dove tutti quanti ci avevamo tanta paura. Questa sera possiamo respirare un po' di sollievo, perché secondo me è stata una delle migliori manifestazioni, perciò possiamo andare avanti tranquilli. Adesso riniziamo, qualcosa dovremo mettere a punto, i vecchi e i giovani penso che insieme possono fare la cavalcata ancora più grande.